abbiamo cominciato la Red Hot Cyber Conference, l'abbiamo inaugurata iniziando con la Capture the Flag, che praticamente è una competizione di hacker etici. Ci abbiamo avuto come iscritti circa 60 ragazzi e 13 team, e abbiamo cominciato a fare i workshop divulgativi che parlano appunto di come hackerare la tecnologia, ovvero in qualche modo far scoprire alle persone non addette ai lavori come effettivamente gli hacker cattivi, gli hacker criminali, possono intrufolarsi all'interno delle infrastrutture informatiche e rubare quei famosi dati che tutti quanti vediamo che vengono divulgati a destra e a manca sui giornali con delle news abbastanza importanti. La nostra missione, come sempre, è quella di cercare di far comprendere ai ragazzi e cercare di trainare in qualche maniera il loro interesse in queste materie, perché comunque abbiamo bisogno di tanti hacker. Hacker, come sempre ho detto, non è un termine dispregiativo. Hacker vuol dire una persona che è capace di intaccare, è capace in qualche maniera di andare oltre, vedere oltre con arte, ingegno e intelletto. Quindi sostanzialmente l'hacking non è una materia solamente del mondo IT. Esistono tantissimi hacker anche nella musica, nelle scienze, come ad esempio la matematica, la filosofia e via scorrendo. Quindi comunque abbiamo bisogno appunto in Italia di persone che siano capaci di innovare, perché hacking vuol dire innovazione, no? Ecco perché cerchiamo di trainare i ragazzi in tutto questo. La scelta è stata anche una scelta, come dire, di rottura, no? Rispetto a quelli che sono poi i luoghi tradizionali dove normalmente vengono svolti questi convegni, quindi generalmente li facciamo a Roma, Milano, Torino, quindi in realtà comunque diverse da quella che abbiamo scelto per la nostra Red Hot Cyber Conference, quindi una realtà che finora per molti aspetti era rimasta al di fuori da questo tipo di discorsi, e quindi abbiamo voluto portare dei temi nuovi in una realtà diversa, unendo poi quello che è anche la tradizione del territorio, perché quest'anno per esempio abbiamo portato, altro elemento innovativo, una Capture the Flag che ha con sé porta anche degli elementi fisici che derivano da quella che è la tradizione ormai radicata, trentennale, una caccia al tesoro fisica che si svolge tutte le estati, lungo le strade di Città Ducale. Quindi abbiamo unito i due elementi, quello tecnologico e quello, diciamo, analogico, la tradizione della caccia al tesoro, per poi diciamo così coinvolgere anche i ragazzi che ancora, nonostante in questo momento stia piovendo, stanno correndo lungo le strade del paese alla ricerca di quelle flag che noi abbiamo inserito lungo il territorio, e quindi è un modo anche per far conoscere in una maniera diversa questa realtà. La cosa che noi vogliamo cercare in qualche maniera è che le persone che vanno via dalla Red Hot Cyber Conference si portino a casa qualche cosa da fare, cioè qualcosa di tangibile, che possa in qualche maniera messa in atto all'interno delle organizzazioni per, come dire, migliorare le difese IT e quindi evitare attacchi informatici. È stata molto
molto disponibile, anche Sabina Guzzanti, che proprio pochi giorni fa ha presentato un suo nuovo libro, è Anonymous, che parla di hacker della terza età, e quindi ci sembrava anche un momento, diciamo così, leggero da introdurre all'interno di una conferenza che comunque tratterà temi tecnici, anche, mi rendo conto, in alcuni casi anche di difficile comprensione, comunque un po' ostici. Quindi questo è anche un modo diverso, analogamente a quello della Capture the Flag, di veicolare questi discorsi, questi concetti anche in maniera diversa rispetto a quello che poi avviene normalmente.